diciamo, aveva auspicato che i giovani intraprendessero la via del cambiamento, come fatto dal Movimento 5 Stelle. Si apre la porta e vediamo uscire Roberta Lombardi, Vito Crimi, non vediamo Grillo. Non c'è Beppe Grillo, sentiamo cosa dice Lombardi Crimi. Buongiorno, leggeremo una dichiarazione. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo per numero di voti, la prima forza politica alle ultime elezioni. Per questo chiediamo ufficialmente un incarico di governo per realizzare il nostro programma. Ecco, l'occasione, tendiamo a ricordare i 20 punti di programma che abbiamo denominato i 20 punti per uscire dal buio. Reddito di cittadinanza, misure immediate per il rilancio della piccola e media impresa, legge anticorruzione, informatizzazione e semplificazione dello Stato, abolizione dei contributi pubblici ai partiti, istituzione di un politometro per verificare arricchimenti illeciti dei politici negli ultimi 20 anni, referendum propositivo e senza quorum, referendum sulla permanenza nell'euro, obbligo di discussione di ogni legge di iniziativa popolare in Parlamento con voto palese, una sola rete televisiva pubblica senza pubblicità indipendente dai partiti, elezione diretta dei parlamentari alla Camera e al Senato, massimo 2 mandati elettivi, legge sul conflitto di interessi, ripristino dei fondi tagliati alla sanità e alla scuola pubblica, abolizione dei finanziamenti diretti e indiretti ai giornali, accesso gratuito alla rete per cittadinanza, abolizione dell'IMU sulla prima casa, non pignorabilità della prima casa, eliminazione delle province e abolizione di Equitalia. Con questo programma ci siamo presentati alle elezioni, con questo programma il Movimento 5 Stelle, formato dai cittadini, è stato votato dai cittadini. Finora, nonostante la dimensione del successo elettorale, non è stata data alcuna rappresentanza istituzionale al Movimento 5 Stelle, non la presidenza della Camera, non la presidenza del Senato, che sono stati oggetti di contrattazione e mercanteggiamento tra i partiti e non espressione del riconoscimento della volontà popolare. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto quindi, durante l'incontro con il Presidente della Repubblica, un mandato pieno per potersi presentare in Parlamento, esporre il suo programma di governo, che avete sentito, e chiedere il voto di fiducia. Nel caso il Presidente della Repubblica accordi l'incarico a noi, il Movimento 5 Stelle presenterà un suo candidato alla Presidenza del Consiglio. Il Movimento 5 Stelle attribuisce un atto di estrema responsabilità nei confronti del Paese. Se questa richiesta non venisse accolta, il Movimento 5 Stelle, come forza di opposizione, chiederà la presidenza delle commissioni Copasir e Vigilanza RAI. E questo è tutto, vi ringraziamo, a presto, arrivederci. Buona giornata. Buona giornata. Precisazione. Prego, da questa parte. Prego. Avete indicato un nome? Profilo. Abbiamo indicato un progetto. Sarà un parlamentare, una personalità esterna. Terroristi hanno provato a chiedere se il Movimento 5 Stelle avesse indicato al Capo dello Stato un nome come possibile Presidente del Consiglio. Chi si aspettava un messaggio morbido, diciamo, è rimasto deluso, visto che il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che non si è visto al termine